Momento dell'antipasto. Quadrotti di polenta con i funghi e guanciale. E inizio subito trifolando i miei funghi. Taglio il prezzemolo. In questo caso l'aglio lo metto intero per essere un po' più delicato. Poi metto dell'olio. Metto sul fuoco. Questi sono dei funghi pioppini. Voi potete utilizzare sia i chiodini, anche dei funghi porcini o anche degli champignon. Vado ad aggiungere del sale e del pepe. A questo punto alzo il fuoco e do una spruzzata di vino bianco. Abbassate il fuoco e coprite il tutto. A questo punto il nostro guanciale. In questo caso io farò delle fettine e le griglierò così. Mi raccomando lo spessore, sottili ma non troppo. A questo punto faccio caramellare il mio guanciale. Vado. In questo momento abbiamo i funghi che stanno trifolando e il guanciale. Mi raccomando, fuoco alto per il guanciale, deve rosolare bene. Cotto il guanciale, lo conservo e lo metto da parte. I funghi sono pronti e li metto da parte. Mi resta che portare la griglia a scaldarla e grigliare i miei quadrotti di polenta. I miei quadrotti sono pronti e inizio ad impiattare la prima porzione. Carina, veramente carina. Metto i miei funghi sopra, li poggio sopra. Tra l'altro, l'antipasto si chiama antipasto perché viene prima del pasto, quindi devono essere cose sfiziose, veloci e che aprano l'appetito, perché se l'antipasto lo caricate troppo, capite bene che non ci sarà più spazio per il primo e il secondo piatto. Guardate quanto è semplice questo piatto e vi posso assicurare che è buonissimo. Avete visto? Quanto è bello? E mi servirà per andare a guarnire il mio piatto. Vado a dare ancora una spruzzata di pepe e io direi che il gioco è fatto. È proprio bello, eh? Adesso però, prima di servirlo, metto a bollire l'acqua per la pasta. Per i quadrotti di polenta ho utilizzato 600 g di polenta, 120 g di guanciale, 200 g di funghi pioppini, prezzemolo, aglio, pepe, vino, sale e olio. Ho trifolato i funghi in padella con prezzemolo e aglio, un pizzico di sale e pepe, quindi ho sfumato con del vino bianco. Ho grigliato i quadrotti di polenta e li ho serviti con i funghi trifolati, il guanciale e una spolverata di pepe.